Bella a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale dal vostro The Batman, il Cavaliere Oscuro di YouTube, per questo nuovo gameplay di FIFA 21 modalità carriera allenatore. Allora, noi ovviamente siamo andati avanti con un po' di partite e attualmente siamo primi con 24 punti in classifica nella Premier League. Attualmente siamo primi con 24 punti, come potete vedere, secondi sono risaliti in Manchester City, poi abbiamo il Tottenham, il Liverpool, il Chelsea e vabbè, e tutte le altre squadre. La nostra prossima partita è con il Newcastle, ma ci sono delle novità perché purtroppo durante le ultime partite uno dei nostri attaccanti principali, ovvero Anthony Martial, si è infortunato, perciò purtroppo dobbiamo mettere Icardi al suo posto. Però ci sono state anche delle novità perché ho comprato anche un nuovo calciatore, ho comprato un nuovo centrocampista, adesso ve lo faccio vedere, non so quando mi arriverà in squadra perché eccole qua, ho comprato Jorginho del Chelsea, un centrocampista centrale diciamo, molto forte, da 83 il livello, molto molto bravo, molto forte, comunque... E lui, diciamo, l'ho preso in cambio di Lindelof. Io ho ceduto Lindelof, un difensore centrale, in cambio di Jorginho. Sperando che prima o poi, ovviamente, mi arrivi in squadra. Ma adesso continuiamo. La prossima partita è con il Newcastle. Dobbiamo cavare Martial. Vai. Partiamo. Giochiamo la partita. Newcastle, Manchester United. Prossima sfida. E finalmente nella partita con il Wolverhampton, sembra incredibile ragazzi, ma finalmente siamo riusciti a tirare un calcio di punizione. È tra i protagonisti annunciati del match. 3 gol per lui nelle ultime 3 gare. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. St. James' Park, vestito a festa per il match di oggi. I tifosi che hanno preso d'assalto le tribune. Grande attesa per questa sfida. Speriamo ovviamente che arrivi molto spettacolo. Ciao a tutti da parte di Piero Gipardo, commenterò il match con Stefano Nava. Premier League pronta a regalarci altri 90 minuti di grande calcio, mettetevi comodi. Sfida incrociata tra Newcastle e Manchester United. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Ricci. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. Opportunità per il cross. Riesce a controllarla nonostante il prezzo. Dai! Il risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fino a qui ce ne siamo mangiati. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Bruno Fernandes. Tackle robusto. Potrebbe crossare. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Intanto qui la regia ci ripropone l'azione del gol con il quale si sono portati in vantaggio. La mette in mezzo. Ha mancato il bersaglio di parecchio, da qui a sua parziale scusante va detto che c'era pressing su di lui. Non ha potuto girarla come avrebbe voluto, difficile fare meglio, credimi. Passaggio irraggiungibile, palla che finisce oltre la linea dell'out. Li porta via bene il pallone. Pallone troppo lungo, senza problemi il portiere. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale.
Aarons. Icardi. Brutta gestione qui dello United. Palla in fallo laterale. Icardi. Ricci. Maurizio Icardi. Recupera un pallone pericoloso qui. L'arbitro non ha dubbi, sarà calcio di rigore ed è l'occasione per pareggiare la gara. Beh, ma qui secondo me oltre al rigore ci stava sicuramente anche il cartellino, che ne pensi? Non c'è dubbio, ha commesso un fallo. Cazzarola. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Un penalty perfetto. E segna su calcio di rigore. Beh, grande. Questo è un rigore calciato con sicurezza, preso la rincorsa. Rivediamo il replay. E lo spiazza. Sembra facile, Pier, ma ti assicuro che una volta in campo la porta si restringe. 1-1, così imparate, bastardi. Ci avete fatto il fallaccio. Ci avete fatto il fallaccio. Oh, oh! Interviene sul pallone, non c'è fallo. C'è stato un gol nel match a Stamford Bridge, sentiamo. Prima rete del match per il Leicester. Si sblocca dunque il match, 1-0, cronometro. A metri per andare. Bravo qui il portiere a salvare la propria porta, ma che errore dell'attaccante. Era solo, poteva piazzarla comodamente, invece ha calciato malissimo. C'è spazio davanti. De Gea dice di no. Bravo De Gea, bravo De Gea. Cross verso il centro dell'area. Legge bene una situazione pericolosa. Saint-Maximin. Era pressato ma è riuscito lo stesso a indirizzarla verso la porta. Colpo di testa che non ha inquadrato lo specchio. Bravo il difensore qui. Non lo ha lasciato colpire comodamente. Bravo qui Pogba che recupera il pallone. Fa tempo troppi falli Newcastle del cavolo, eh. Longstaff. Joelinton. Punta la porta. Greenwood. Oh, di rimpallo. Attenzione. Haiden. Attenzione, novità da Dartmoor. Andiamo subito a collegarci. È arrivata la seconda rete per il Tottenham. Alla palla del vantaggio. Fermano la manovra avversaria. Partono in contropiede. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. E viene dunque inserito fra i cattivi. Cartellino è tutto giallo un fallaccio qui. Speriamo per lui che cazzo. Il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Può avvicinarsi alla porta. Possono passare in vantaggio. Dai, porcaccia. Finale del portiere. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Alla spazzata via. Finisce la prima frazione caratterizzata dall'episodio del penalty.
1-1. Non va bene, porcaccia. Ripresa che comincia dunque con lo United in possesso di palla. Palla schizza via dopo il contrasto. Longstaff. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Viene fischiato qui fuori gioco. Bravi difensori. È cambiata la situazione a Stamford Bridge. Andiamo a sentire. Seconda rete della partita per il Leicester. Punteggio che ora è sul 2-1 quando sono trascorsi 46 minuti sul cronometro. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Occhio all'imbucata. Pericolo. Volta tu per tu col portiere. Niente da fare qui per l'attaccante. Non ha guardato la porta, non l'ha nemmeno sentita, ha cercato solo di calciare con tutta la forza che aveva in corpo, fallendo un'ottima occasione. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Palla che torna in possesso. Partita in casa per loro, come sempre su EA Sports, come tutta la Premier League. Nkulu. Haiden. Avanza, palla al piede. Vediamo cosa inventa ora. Longstaff. Via! Portiere che risponde presente e salva la propria porta con un intervento di ordinaria amministrazione. Sicuro qui, molto bene. Non si è lasciato battere da questa conclusione. Occhio al corner. Colpo di testa alto di un soffio sopra la traversa. L'aveva colpita bene, ha esagerato leggermente con la mira. In verticale verso Icardi. Si libera bene, occhio perché è solo. Greenwood. Dai! No! Qui l'errore dell'attaccante, a tu col portiere. Forse ha avuto paura, forse l'ha colpita male, ma da lì doveva fare decisamente meglio. Porcaccia. Newcastle, sta partita con Newcastle è più dura di quanto mi aspettassi. No. Haiden. Sono tosti. L'arbitro fa cenno di aver visto. Vantaggio concesso, decisione giusta. Maurito Icardi. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Palla persa. Attenzione ai Cardi. Occhio al contropiede. Sì! Sarà a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema tattico del match. Vedremo se troveranno spazi nelle ripartenze. E la inzacca, grande. Il gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando quanto manca da giocare. Bruno Fernandes. Meglio l'azione del gol. È lui, Bruno Fernandes. Perché si è fatto saltare troppo. Grande, ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier, vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Conclusione intercettata. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Fernandes. Palla larga. Scelgono il fraseggio, ma forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il pari. Oh, cazzaro, l'arbitro! Perché era già stato ammonito. E che cazzo, arbitro di merda, dai! Questo è rosso, eh! E che cazzo! Intervento duro. Che cazzo, ha ragione. No, questo è fallo. Bastardi del Newcastle. In questi casi, se sbagli, sei bastardi del Newcastle, madonna. Greenwood. Haiden. Aarons. Lo United recupera il pallone. Donna, se non entro male a qualcuno. Buona la lettura di Bonucci. Palla recuperata dagli avversari.
Con il passare dei minuti diminuiscono le speranze per la formazione di casa di poter trovare il pareggio. I tifosi continuano ad incitare la squadra, credono ancora nella rimonta. Vedremo se riusciranno a contagiare anche i giocatori. Palla consegnata agli avversari. C'è stato un gol nel match a Stamford Bridge, sentiamo. È arrivata la seconda rete per il Chelsea. Risultato che torna in perfetto equilibrio. 2-2, il minuto è l'83. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Palla che finisce in out, rimessa United. Paul Pogba. Norma del vantaggio, palla ai Red Devils. Oh, oh. Arbitro che concede la punizione allo United. Ancora 5 minuti da giocare. Icardi. Occhio al pallone. Dai! Per Madonna. Partita, attenzione! Gran botta che per poco non finiva dentro. Pallone che ha sfiorato il palo. È uscita davvero da niente. Haydn. Tre i minuti da recuperare. Guadagna terreno lo United, aumenta l'intensità dei Red Devils. Intercetta una palla davvero molto pericolosa. Fernandez. Aarons. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Cerca la porta. Sì. Ecco, cazzarola, cioè avete fatto sudare questa la partita. Cominciano però le polemiche, quelle continuano, per quel cartellino rosso ritenuto ingiusto dal pubblico di casa. Ognuno tira. Ma ingiusto di che? Ma dove? Che era fallo, dai, si vedeva, ma dove? Bastardi del Newcastle, madonna. Ma però sei vinto, 2-1, cazzarola, bastardi. Oh, un fallo dietro quell'altro ci facevano. Have you got time for a few questions? Un 2-1, un 2-1 sudato, Ci avete fatto sudare. Purtroppo Martial è infortunato, porca puttana. Meno male che ha segnato Fernandez, grande, bravo, guarda. Ha segnato un gol su rigore e un gol grande, grande. Nero, ok, siamo alle siamo in Europa League. Quando arriva lo sfondo sul nero, come vedete, è Europa League. Siamo primi con 6 punti. Siamo in Europa League, siamo nel girone con Botosani, la Z e l'IFK Göteborg. Vabbè, non sono squadre particolarmente difficili da battere. Comunque, poco spazio. Igalo. E chi è sto Igalo? Ah, perché ce l'avevano messo. Vabbè, perché ce l'avevano messo, ce l'avevano prestato. Vabbè, si vedrà, Dio buono. Fa vedere questo Igalo, scusa, chi è? Dov'è questo Igalo? Allora, dov'è sti Igalo? Matamatic, Lindelof.
Igalo, dov'è questo Igalo? Igalo, ah vabbè, è un attaccante. Vabbè, cazzo, quando lo metti l'attaccante? Lo metti ora? Lo metti in coppa? Ma in coppa mi ci vuole quell'altro. Cioè, come fai, no? Come fai a mettere quello lì? No, 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 lo posso mettere, dai. Göteborg. Ah, con il vabbè, con l'ultimo in classifica. Vabbè, come si può non vincere. No, ma tanto queste qui le simulo, non le voglio fare queste. Queste le simulo le partite. Ah, vabbè, si è pareggiato, vabbè, dai, 1-1, dai. Va bene. Magari nelle finali le posso giocare, ma le prime... Rashford. Ah, vabbè. Perché avevo messo Rashford, vero? Rashford, ah sì, lì Rashford, sì, all'86. Vabbè, ma Rashford, sei uno di quelli meglio, cazzo. Quanto è quello che avevo comprato? Ancora non si è fatto vedere. Ragazzi, quel Royoro. Ragazzi, io non ho capito quando me lo. Quando mi si cosa quel cosa, quel calciatore. Vabbè. Ah, mi dice il video. Rashford è felice nel club Manchester United. Vabbè, l'Europa League, vabbè, per ora siamo primi in Coppa, in Europa League. Ok. Con il West Bromwich. Ok, la rosa come siamo messi? Va bene, dai. Ok, dai, giochiamo la partita. Tanto siamo primi in classifica. Bene così, bene così. Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Tutto pronto al Trafford, teatro dei sogni, scenario perfetto per questo match. Qui Pierluigi Pardo vi parla assieme a Stefano Nava, che curerà il commento tecnico. Pronti a seguire insieme a voi questo match di Premier League. Partita che mette di fronte Manchester United e West Bromwich Albion. Match di campionato West che speriamo possa regalarci emozioni e gol. E molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Il difensore ti fa saltare. Pericolo! 1-2 col compagno. Maurizio Icardi. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. È riuscito facilmente a superare il marcatore. E questo non è un buon lavoro. Ha una grossa chance qui, attenzione! Intervento provvidenziale. Oh! Oh! Del portiere. Via, via! La partita di oggi sembra ampiamente alla portata del Manchester United. Credi che riusciranno a rispettare il pronostico? Il divario con gli avversari è tale che non dovrebbero avere troppi problemi. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Attenzione! E segna! Tutto fermo, gol annullato. No, fuori gioco. Posizione di fuori gioco, secondo l'assistente. In diretta, a velocità normale, è sembrato anche a me che fosse in fuori gioco Pierluigi. Da questa inquadratura è possibile capire meglio se il giocatore sì, ma era fosse fuori gioco, in offside. Leggermente più avanti quello dell'ultimo difensore, Pierluigi. Anche se non era per nulla semplice da vedere a velocità normale. L'assistente ha preso la decisione giusta. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Robson Kanu. Occasione! E qui però doveva metterla Stefano, come ha fatto a sbagliare, tutto solo. Ha concluso davvero male, facilitando l'intervento dell'estremo difensore. Palla che finisce fuori. La squadra che può vantare la miglior difesa del campionato contro quella che invece ha il peggior record alla voce dei gol fatti. C'è il rischio che possa uscirne fuori un incontro con pochi gol, magari uno scialbo 0-0, ma speriamo di no, dai Pier.
c'è la prateria per andare. De Gea, palla ancora in gioco, ha provato la botta al volo, questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. McTominay. Brutta gestione qui dello United. Bruno Fernandes. Attenzione ai cardi. Si guarda intorno cercando i compagni. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. McTominay. Maurizio Icardi. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Robson Kanu. Ruba palla lateralmente. I Red Devils regalano il possesso. Brutta gestione qui dello United. Ha lasciato partire un missile che non ha creato però problemi al portiere. Pallone sul fondo. Se avesse centrato la porta non so mica se sarebbe riuscito a pararla, Pier. Bruno Fernandes. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Oh madonna, chi è? Icardi! Sì! Dai che questo è buono! Icardi, non sbaglia! Grande! Bam! Vai col pugilato! Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede! Ah, questo non sbaglia! Mauro Icardi! Non ha fallito! Segna il gol dell'1-0 contro West Bromwich Albion. Buono qui il tiki-taka del West Bromwich. Regalano palla agli avversari. United può rendersi minaccioso nella metà campo avversaria. Poco lucido qui l'attaccante fronte al portiere. Ma doveva metterla da lì, Pierre. Dai, ha sprecato una palla gol nitidissima. Livermore. Grosicki. Robson Kanu. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. Pressing che dà i frutti. Palla arbitro! Vediamo cosa fa ora. Gran dribbling. Brutto errore dell'attaccante. Ha sprecato la palla del pareggio. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni. Bisogna essere più cinici davanti alla porta. Dai, mando cazzo, tiri. I Devils regalano il possesso. Altri 120 secondi da giocare. Bruno Fernandes. Gli ruba benissimo il pallone. Buono il lavoro in fase di pressing. Gli avversari non stanno ragionando. Maurizio Icardi. Attenzione Icardi. Difensore spazza in qualche modo. E finisce qui il primo tempo. 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Nel primo tempo.
Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Livermore. Robson Kanu. Arbitro che ferma il gioco per il fallo di Bonucci. Vediamo se c'è il cartellino. C'è il cartellino per Bonucci. Giallo, giallo per lui. E va bene, su, hai ragione, porca, su. Rompere le balle. Conclusione di testa da cancellare in fretta. Ma probabilmente non l'ha colpita con la fronte piena. Ne è uscita una traiettoria sbilenca qui. E sono costretti a inseguire, nonostante le numerose occasioni avute. Numeri che evidenziano le loro difficoltà nel concretizzare la mole di gioco creata. Attenzione perché solo Red Devils ancora segna. Grande! Farsi importante quello di due reti. Icardi fa il doppietto. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Gol da dividere a metà tra l'autore del tiro e il portiere. Bravo il primo a trovare il varco giusto. Grande Mauro Icardi, settimo gol in Premier League. Punteggio che è già 7 gol in Premier League. 2-0 Manchester United West Bromwich Albion. Forza Red Devils. Brutta gestione qui dello United. Ho sbagliato io il passaggio. EA Sports vi offre la gara interna di Premier League. Ha una grossa chance qui, attenzione. Che errore, risultato che li vede sempre sotto di due gol. Ormai è andata, Pietro, commentarsi per questo errore non serve proprio a niente. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Può colpire da lì. Prova. Brivido su questa conclusione che poteva riaprire il match. Ci ha provato, l'aveva indirizzata anche bene, non è uscita di molto. Paul Pogba. Perdono il pallone. Ottimo senso della posizione. Gioco fermo, calcio di punizione United. L'allenatore si affida dunque a questa sostituzione per trovare almeno il pareggio. Ridisegna la squadra nel tentativo di riportare il match sui binari giusti. Il prossimo match della Premier League li vedrà di scena in trasferta, potete seguire questa e tutte le altre partite. Solo qui. Si libera alla grande. Tutto fermo, è offside. Qualità di palleggio quest'oggi. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Maurizio Icardi. Un'altra buona giocata. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Zore. A campo a disposizione. Palla persa. Ha preso nettamente l'avversario. L'arbitro può estrarre il cartellino. Arbitro, viene dunque cazzo. Inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti è fuori. Bruno Fernandes. Occhio ai Icardi. Attenzione ai Icardi, può avanzare indisturbato. Icardi, che bravo il portiere qui che salva. Una parata eccezionale, Pier, il risultato che non cambia. Eccolo Pogba, tiki taka, dai, questo è rigore, cazzo, Occhio perché... Se ne è rigore questo. Posizione favorevole. Occhio, può calciare direttamente in porta da lì. Fernandes. Ah, quasi, Lanciata fuori di nulla. La palla non ha preso il giro sperato terminando. Madonna, guarda là, Madonna! Cazzarola, come l'avevo messa.
Sto migliorando però nelle punizioni, eh. Ehi, dove vuoi andare? Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Ancora un quarto d'ora da giocare. Controllo efficace nonostante la molta pressione. Icardi. Intervento chiaramente falloso, può starci anche il cartellino, vediamo. E l'arbitro estrae il cartellino, giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Buona qui la lettura del difensore. Perde palla. Icardi. Tocco per Bruno Fernandes. Van Bissaka. Attenzione a Icardi. Occhio a Bruno Fernandes. Occhio al rimbalzo. Bruno Fernandes. Intervento molto rischioso del difensore che ha avuto coraggio. Non so mica come l'abbia presa Pierre, eh? Mamma mia, ha compiuto davvero un intervento straordinario. Buono il pallone recuperato. Era già ammonito, attenzione, vediamo cosa decide l'arbitro. L'allenatore non sembra volersi arrendere, prova a mettere in campo l'altro attaccante. Devono provare il tutto per tutto. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Tira il respinto dal difensore. Possibilità per la ripartenza. Si può giocare, regola del vantaggio per lo United. E dai! Con un buon intervento. Si può sbagliare così, porca puttana. 4 i minuti da recuperare, come indica il quarto uomo. Icardi. Greenwood. Occasione d'oro. Straordinario il riflesso del portiere sul tentativo da pochi passi. Mi sto ancora chiedendo come abbia fatto a prenderla Pier. Mamma mia, eccezionale veramente. Non ha dubbi l'arbitro, c'è la munizione. Sanzione giusta, questo è il mio punto di vista. Fallo veramente brutto. Paul Pogba. Ottima la scivolata del difensore che recupera palla. Pallone regalato agli avversari. La squadra ospite ha disputato un'altra partita sottotono davanti e la sconfitta è la logica conseguenza di tutto questo. L'attacco ospite. Però insomma questi avversari cominciano ad essere un po' troppo fallosi. Prima il Newcastle una sfizia di falli, ma anche West Bromwich insomma. Però si è vinto 2-0, insomma l'importante è vincere. Perché ha deciso di non dare un'altra chance da titolare a Lindelof? Perché? Si raccoglie ciò che si semina. La squadra prima di tutto, questo dovrebbe motivarla. Si raccoglie ciò che si semina. Cadi grandi. Thank you. Perché devo mettere un giocatore, ce l'ho i giocatori buoni, devo mettere Lindelof che è una mezza pippa. E 30 punti, siamo primi in classifica.
Attenzione, qui è arrivata un'offerta grossa, eh? Attenzione, Nico Rioles, dopo aver esaminato attentamente tutti i possibili candidati, abbiamo deciso di offrire l'incarico di allenatore della nazionale Francia. Attenzione, la Francia. Mi avevano offerto la Francia e anche la Svezia, se non sbaglio. Però anche francesi, quasi quasi. Però potrei accettare. Io però... ma allora che arriva... io volevo magari l'Italia, la Germania. Però anche la Francia non è male, perché avevo due offerte. Avevo sia la Svezia che la Francia. E anche la Svezia sarebbe forte, magari. No, per ora aspetto, dai. Per ora aspetto. Non firmo il contratto ancora. Vediamo un po' se arriva qualche altra offerta buona. Rosa. Quel giocatore che mi doveva arrivare in Duca, però è... Lingard. Ma qual era il giocatore che avevo dato in prestito? Non mi ricordo una pippa, non mi ricordo. Avevo dato io in prestito? Jorginho avevo preso. Lindelof avevo ceduto, è vero. Avevo ceduto Lindelof. Con il Crystal Palace siamo primi in classifica, sì, con 30 punti. Secondo il Tottenham, sei risalito il Tottenham. Secondo, terzo il Manchester City. Quarto il Liverpool. Conferenza stampa di cosa? Della partita? Thank you everyone Crystal for joining us. Conferenza stampa classica. Avete iniziato la stagione alla grande. Pensi di poter trionfare in Premier League con la rosa che ha a disposizione? Certo che sì. Certo. Bisogna essere sempre positivi. Credo che possiamo lottare per il titolo con questi giocatori. La squadra Manchester United ha vinto le ultime 10 partite disputate. Crede che allungherete la serie contro la formazione Crystal Palace? Io penso di sì. Siamo in grande condizione. È un piacere allenare dei giocatori così in forma. Per come stiamo giocando, la nostra serie è destinata a proseguire. I tifosi si sono complimentati con lei dopo la vittoria sulla squadra West Bromwich Albion e ora si attendono un altro successo. Ha in mente qualcosa di particolare a livello tattico? È stata una vittoria di squadra. In merito di tutta la squadra, i ragazzi hanno giocato in maniera incredibile. Per la prossima partita ci siamo concentrati sugli stessi aspetti, gioco di squadra e tattica. That's all we've got time for today. Thanks for coming everyone. Mister Orioles, Icardi in gol nel 2-0 della squadra. Eccole qua. Grande Icardi. Manchester United, prossimo passo verso il titolo. Grandi notizie. Già. Siamo a 30 punti, Prossima partita con il Crystal Palace. E giochiamo con il Crystal Palace. Passaggio alto. Oh, però ce l'ho fatta, cazzarola. Quasi, Dai. Quasi. È tra i più attesi oggi, si trova di fronte alla sua ex squadra. È tutto pronto per il calcio d'inizio, per questo match davvero molto intrigante. Ci siamo, squadre schierate in campo in attesa del calcio d'inizio qui a Selhurst Park.
Un caloroso benvenuto da Pierluigi Pardo in compagnia come sempre di Stefano Nava. Si gioca nel giorno di Halloween, dolcetto o scherzetto? La sfida che vede il protagonista Crystal Palace. Ancora da noi non è Halloween. Insomma. Invece di fare dolcetto o scherzetto, attendiamo l'inizio di questo match, eh? Guadagna terreno lo United, aumenta l'intensità dei Red Devils. Con questa palla e punta alla porta. Che parata qui! Un intervento davvero pregevole. Ha evitato un gol sicuro. Occhio al tiro della bandierina. Nulla di fatto qui. L'arbitro assegna il fallo laterale. Icardi. Prova. Portiere che svetta la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Non si è lasciato sorprendere. Cross verso il centro dell'area. McTominay. Rashford. Conclusione intercettata. Il Manchester United, squadra che oggi vuole confermarsi, ha vinto la gara precedente in casa contro il West Bromwich Albion. Stanno disputando una stagione di altissimo livello, non a caso sono primi. Ora vedremo se hanno la grinta, la determinazione necessarie per restarci e lottare fino alla fine per il titolo. Un conto è inseguire chi ti sta davanti, un conto è difendersi dalle inseguitrici sapendo che non puoi sbagliare un colpo. Soprattutto anche perché ancora il Liverpool non si è affrontato. A superare la pressione e a mettere i suoi giocatori nelle condizioni. Una parata incredibile. Palla che finisce in corner. Il Liverpool sarà tosto. Pallone in mezzo. Girata di testa che è uscita di poco, ha esagerato con la torsione quel tanto che è bastato per spedirla fuori. Parlerei più di sfortuna qui che di imprecisione. L'aveva impattata bene. C'è un gol ad Anfield, sentiamo. Prima rete della partita per il Liverpool. Si sblocca dunque il match 1-0 dopo soli 14 minuti. Grazie, puntuale come sempre. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questo giocatore sulle principali testate sportive. Prima volta assoluta per lui contro la sua ex squadra, un passato che non si può ovviamente cancellare, vero? Assolutamente. Ricordi belli e brutti fanno parte del bagaglio di ogni calciatore. Chi sceglie di fare questo mestiere sa che prima o poi potrebbe andare incontro a situazioni del genere. Non c'è niente di male a provare delle emozioni, si sa, è normale. Attenzione, passa il difensore. Provvidenziale l'intervento del difensore. Azione interessante questa, attenzione. Cambiano gli allenatori, i giocatori, ma non cambia il calore dei tifosi, quello non passa mai. Lo United ne è consapevole ed ha aiutato la squadra anche nei momenti di difficoltà. I tifosi sono il vero patrimonio delle società calcistiche. Puoi comprare i più grandi campioni del mondo, ma senza il pubblico è tutto inutile. Quando giocavo le partite a porte chiuse era una vera agonia. Concede la touche, la rimessa laterale. Opportunità per il cross. Non arriva per un niente. Gioco che riprenderà dunque con la rimessa del portiere. EA Sports vi offrirà la prossima gara casalinga di questa squadra impegnata in Premier League. Milivojevic. Guadagna metri. Contrasto riuscito, palla che rotola via. C'è campo per la ripartenza. Si può giocare, regola del vantaggio per lo United. Brutta gestione qui dello United. C'è il lancio sulla fascia. Sale Zaha. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Palla in fallo laterale. Bruno Fernandes. Il passaggio che ha fatto Fernandes. Salta il difensore. Può far male qui. Sì, e segna, non sbaglia. Mauro Icardi, è ancora lui che insacca la palla.
possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar il proprio marcatore, eh sì. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Cartellino in vista, poteva andare in porta qui. E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome... Era fallo, altrimenti fuori. Era fallo, alla grande, guarda là. Bonucci. Attenzione perché è pericoloso. Allontana il difensore su questo tiro. La spazza via. Possesso per lo United. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Apre il gioco. Kouyaté. Possesso perso. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. C'è l'errore, palla recuperata. È scattato troppo presto e dunque offside. Peccato, perché poteva andare in porta. Kouyaté. E finisce qui il primo tempo, 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Comincia il secondo tempo con il Manchester United in vantaggio. Conquistano un buon pallone al centrocampo. Legge bene la traiettoria qui. Pressing che dà i frutti, palla recuperata. Icardi era tra i più attesi, chiedo a Stefano Nava un primo giudizio sulla sua prova. Può essere contento per aver dato... Ha spazio per andare. Icardi! Portiere decisivo qui nell'evitare il gol. Si è opposto da campione al tentativo dell'attaccante. Potevano passare in vantaggio se avessero sfruttato... Sì! Gol di testa e vai, grande! Che spettacolo di gol! Vediamo il replay. Eccolo, il portiere non ha davvero potuto. Su questa. Là, come l'ha messa. Grande, bel tiro, Harry Maguire, primo gol. Bravo Maguire, bellissimo gol di testa. 2-0 per il Manchester United. Forza Red Devils. Milivojevic. Passaggio così così questo. A metri per andare. McTominay. E nel rete. E la segna. Bravo ragazzo. Ha finalizzato alla perfezione un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta. Scott McTominay segna anche lui il gol che chiude qui la questione. 3-0 per il Manchester United contro il Crystal Palace. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E infatti voglio fare alcuni cambi anche io. Guarda cosa faccio. La cavo Icardi e metto... No, di attaccante non c'è nessuno. No, non ce l'ho l'attaccante. Non ho attaccanti. Vabbè, farò giocare Lindelof, dai. Al posto di Maguire. Per qualche minuto, dai. Matic, ci dici.
situazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Milivojevic. I difensori non riescono a fermarlo. Palla, oh! Non è finita, attenzione! Palla che finisce fuori. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Spazio per il cross. Palla spazzata via da Lindelof. Milivojevic. Palla rubata in una zona pericolosa. Palla importante. Gravissimo qui l'errore dell'attaccante. A tu per tu col portiere. Forse ha avuto paura, forse l'ha colpita male, ma da lì doveva fare decisamente meglio. Kouyaté. Arrivano novità dagli altri campi, ci sta un gol, sentiamo gli aggiornamenti dallo studio. Terzo gol per il Manchester City. Risultato che ora è sul 3-0 quando siamo giunti al 66esimo. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Milivojevic. Azione che si fa interessante. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Pallone che torna in possesso degli avversari. Occhio al pallone filtrante. Allarga il gioco sugli esterni. Intervento decisivo. Hanno metri a disposizione. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Ciao, sir. Si butta in avanti. Potrebbe crossare. Attenzione, sì, calcio di rigore. Ma come calcio qui, di rigore? Qui secondo me, oltre al rigore, ci stava sicuramente anche il cartellino. Che ne pensi? Non c'è dubbio. Ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Non sbaglia. Ah. Red, sicuro, concentrato. Si vuole fare questi errori, non si può fare. Trasformazione dagli 11 metri. Ah, non ha sbagliato. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Sa. Milivojevic. Ayew. Può andare in porta. Che intervento di De Gea. Risultato che non cambia, merito soprattutto del portiere. C'è un gol ad Anfield, sentiamo. È arrivata la seconda rete per il Liverpool. Punteggio che ora è sul 2-0 quando siamo all'81esimo. Grazie. Ottima occasione. Si era liberato bene, ma è mancata completamente la freddezza. Bravo il portiere a bloccare, anche se l'attaccante gli ha dato una grossa mano qui. Tocco profondo a scavalcare la difesa. Salezà. Risolve problemi, grande intervento. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Buono il tackle. Brutta gestione qui dello United. Occhio al calcio di punizione per lo United. Sono sotto nel punteggio. L'allenatore tenta la mossa della disperazione, inserendo un altro attaccante, alzando il baricentro della squadra. Vedremo se si rivelerà una mossa azzeccata o meno. Icardi tutto solo. Strepitoso qui l'intervento del portiere, che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta. È un prodigio, eh? Azione che sfuma. Spazza via Cahill. Hanno spazio per andare in contropiede. Ottimo qui il riposizionamento della difesa. Sa. Attenzione perché è pericoloso. Capisce tutto e ferma l'azione. Maurito Icardi. Game over.
Vittoria dunque e 3 punti per lo United. Se la sono dovuta sudare fino alla fine. Va bene, dai. Si è vinto anche questa. Time for just a few questions. Come si sente lei praticamente condannato la squadra Crystal Palace alla retrocessione dopo questo risultato? Vabbè, oh. Fa parte del gioco. Thanks very much. Dirigenza, che piani? Perché? In che senso? Pareggio. Io voglio capire quel giocatore quando mi arriva. Vabbè, comunque. Ok, per il momento ragazzi io mi fermo qui con questo nuovo gameplay di FIFA 21 modalità carriera allenatore. Come vedete i nostri Red Devils, la nostra squadra Manchester United, attualmente sempre prima in classifica con ben 33 punti. Perciò per il momento la nostra serie di vittorie è destinata a continuare così. Perciò, come sempre, mi raccomando ragazzi, se vi sono piaciute queste partite, mi raccomando ragazzi, lasciate un like, mettete un mi piace. Naturalmente ragazzi, continuate a seguirci mandando il vostro supporto, iscrivendovi al canale. A presto per un nuovo video. Ciao!